con il riconoscimento dei premi. Il primo premio sarà il premio giornalistico Angelo Corbetta e per introdurlo, prima di chiamare il premiato, vogliamo mostrarvi un video messaggio che arriva da Paolo Corbetta direttamente da New York. Buonasera a tutti, mi dispiace di non poter essere lì con voi a questa bellissima manifestazione, ma un impegno preso nei mesi scorsi mi impedisce di essere con tutti voi. Voglio comunque ringraziare Fabrizio Ciceri e l'Unione Società Sportive Monzesi perché a quasi 40 anni dalla scomparsa di mio padre ne tengono sempre vivo il ricordo e con questo trofeo giornalistico alla memoria appunto di Angelo Corbetta. Mi complimento subito con il vincitore dell'edizione di quest'anno, Stefano Peduzzi, di cui ammiro la professionalità, la dedizione al lavoro e la costanza nel seguire lo sport monzese e Brianzolo, in particolare il calcio Monza, che di questi tempi sta vivendo delle stagioni belle, brillanti, le migliori della sua storia, non esattamente le stesse stagioni che il Monza aveva vissuto quando Stefano 20 e passa anni fa aveva iniziato questo lavoro. Ringrazio lo stesso Stefano per due cose, perché mi ha fatto diventare editorialista della sua testata online Monza News e mi ospita spesso come opinionista nelle trasmissioni televisive che conduce. Complimenti a Stefano e grazie ancora a tutti e buon proseguimento. In questo caso l'applauso è proprio per Stefano Peduzzi, ti invito ad venire qua sul palco a raggiungermi, ad occupare il centro del palco. Stefano è uno dei volti del giornalismo sportivo lombardo, come avrete intuito, prima conduttore a Telereporter, Odeon TV e Canale Italia, è opinionista in diverse trasmissioni televisive ed è direttore di Monza News, giornale online che racconta da 20 anni la cronaca dello sport in Brianza. Grazie, grazie. Ringrazio Paolo per queste belle parole e ringrazio naturalmente l'associazione per questo premio. Noi siamo partiti 20 anni fa, eravamo una piccolissima realtà, come ha raccontato Paolo, facevamo veramente pochissimi contatti ogni giorno, adesso siamo diventati una realtà che ogni giorno raccoglie il consenso di 30.000 persone, grazie anche all'ascesa del calcio Monza, ma grazie alla squadra che ho il piacere di dirigere da 20 anni, che è Monza News, e siamo partiti anche qui quattro gatti, come si suol dire, adesso siamo una squadra di 25 collaboratori e se siamo riusciti a ottenere questi risultati è grazie anche al supporto di questi colleghi che sono veramente, veramente molto bravi. Ci tengo anche a fare un applauso in memoria di Angelo Corbetta, il quale è intitolato questo premio, e perché per me è un onore ricevere questo premio proprio intitolato a lui. Grazie. Grazie mille.